Padre Franco, voglio usare anche io il termine che il primo cittadino della città l'ha voluta accogliere in questa giornata intensa di preghiera, con le sue riflessioni, il saluto ad una diocesi che l'aspettava da 10 mesi. Sì, anch'io aspettavo questo momento, perché erano alcuni mesi dopo la nomina di Papa Francesco il 5 maggio, attendevo di arrivare qui, di essere in mezzo al mio popolo, un popolo veramente affettuoso, caloroso, accogliente. Questo credo che sia una premessa importante per poter lavorare con una certa serenità. Senta, io ho notato durante la sua diretta uno sguardo un po' perplesso, un po' dispiaciuto anche quando è stato menzionato il nostro territorio e quello che è stato il messaggio finale di Monsignor Morosini che l'ha preceduta. Ho notato uno sguardo, un po' di preoccupazione con il messaggio lanciato al sindaco. Quindi lei era molto attenta a scrutare anche gli sguardi, fa piacere. Sì, perché vedo che si sottolineano molto gli aspetti negativi, problematici del territorio, che ci sono e non le voglio negare, ancora non conosco bene il territorio, però l'impressione è che non si colgono le cose belle anche che ci stanno, perché penso che per poter risollevare anche una situazione sociale bisogna partire dalle cose belle, dalle cose positive che ci stanno, e credo che ce ne siano tante cose belle. È stata una battuta finale prima di lasciarla andare, per sorridere anche. Penso dal suo discorso che i nostri parroci dovranno lavorare tanto, non dico che non abbiano lavorato in precedenza, ma da quello che lei ha detto, chiese un po' più sporche. Beh, sono sacerdoti tutti impegnati nelle realtà parrocchiali, direi sul territorio, per cui si trovano di fronte molte volte mille problematiche, mille difficoltà, in mezzo anche a un popolo che è esigente nei confronti dei sacerdoti. E quindi già il loro impegno è tanto, ma credo che possiamo fare anche di più.